Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. Lo yen safe haven è sceso al minimo in quasi tre mesi, mentre il dollaro australiano sensibile al rischio ha continuato a riprendersi da un minimo di quasi un mese, mentre i timori per il gruppo cinese Evergrande si sono ritirati. Il FTSE 100 di Londra è salito, aiutato dai guadagni dei titoli energetici e bancari dei pesi massimi, mentre Rolls-Royce ha superato l'indice blue chip dopo aver vinto un contratto con l'aeronautica statunitense. I principali titoli azionari europei hanno chiuso leggermente in rialzo con gli investitori che si sono mossi in gran parte con cautela, reagendo ai risultati delle elezioni federali tedesche. La coppia dollaro americano-yen giapponese ha avuto una minima spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,2%. L'oscillatore Ultimate sarà un segnale buy. La coppia Bitcoin dollaro americano ha perso lo 0,2% nell'ultima sessione, dopo essere caduta fino al 2,6% durante la sessione. Il CCI indica un'opportunità di buying. La coppia oro dollaro americano ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI indica un'opportunità di buying. La coppia petrolio grigio dollaro americano è aumentata dello 0,7% nell'ultima sessione, dopo aver guadagnato fino all'1,2% durante la sessione. L'indicatore Williams indica un mercato overbought. La fiducia dei consumatori degli Stati Uniti sarà rilasciata alle 14, l'S&P Case-Shiller Home Price Indices degli Stati Uniti alle 13, l'indagine sulla fiducia dei consumatori di GfK della Germania alle 6. La vendita al dettaglio dell'Irlanda sarà rilasciata alle 10, la 30-year bond auction del Regno Unito alle 10.30, la vendita al dettaglio dell'Australia alle 0.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.